7 arrestati, 5 in carcere e 2 ai domiciliari, tutti curdi iracheni, e altre 10 persone ricercate a piede libero in vari paesi europei. È il bilancio dell'operazione Hub dell'antiterrorismo di Trieste. Nel mirino una organizzazione specializzata nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Incassava ingenti somme dagli irregolari, tutti siriani e iracheni di etnia curda, a cui venivano forniti anche documenti falsi. La Venezia Giulia era una tappa obbligata del percorso che lungo la rotta balcanica portava poi a Francia, Germania e paesi nord europei. Le indagini sono partite dall'attacco dell'ISIS alla metro di Londra del 15 settembre 2017, che causò 30 feriti e per cui fu condannato l'allora 18enne Ahmed Hassan. Con l'attentatore era in contatto uno degli arrestati, un 30enne fermato in Germania. Aveva fondato la cellula triestina della rete criminale, che aveva referenti anche a Bolzano. Nell'ambito dell'operazione, per cui le indagini sono ancora in corso, è stata perquisita pochi giorni fa anche la sede dell'associazione Linea d'Ombra, impegnata nel sostegno ai migranti che arrivano a Trieste.